È una bolla l'innovazione in Italia? No, no, No. non è una bolla, per me è una bollicina, sarebbe nel caso, ma Questo è bello. un miliardo spendono i francesi per le start-up e noi siamo passati da 100 milioni di 2 anni fa a 80 milioni, quindi già ultimi in Europa siamo riusciti nella difficile impresa di andare ancora più indietro. Massimo Cerofolini, quando è che hai scelto di diventare giornalista? Ricordo al liceo ero attratto molto dagli articoli dell'Espresso, questa scrittura veloce, rapida, frasi brevi, frasi da una parola sola. Ero molto affascinato da questo. Mettici pure che da bambino amavo la scrittura, amavo scrivere poesie e ancora oggi qualche compagno di classe ricorda che accanto a Pascoli e Leopardi imparavano le poesie mie a memoria, pessime, se solo a ricordarle mi vergogno. Però l'amore per la scrittura c'è sempre stato e quindi, come dire, come tanti, l'avevo visto tradotto nella scrittura tradizionale di un libro, ma poi ho capito che nelle mie corde c'era più un racconto della realtà immediata, quindi il giornalista è sempre stato un po' il mestiere che avrei voluto fare. Io sono arrivato alla radio dopo un percorso che ha toccato un po' tutti gli aspetti del mondo giornalistico, tutte le espressioni del mondo giornalistico. E ci sono arrivato un po' costretto perché era l'unica condizione che avevo per essere assunto in Rai. Quindi io venivo dal TG3, avrei voluto rimanere lì. E non conoscendo la radio, ho faticato a capire come dire, la potenza di questo mezzo. E ora sono contento di rimanere lì, non ho nessuna intenzione di tornare indietro perché rimane uno dei pochi mezzi che consentono di avere un rapporto caldo con chi ti sta ascoltando, chi sta ascoltando le tue storie. Perché necessariamente la voce, se è ben utilizzata, deve produrre immagini nella mente di chi ti sta ascoltando. C'è qualcosa di importante per te che tu devi capire cos'è, che può essere trasferito con le parole, capace di creare visioni, creare chiarezza nella mente di chi ti sta ascoltando. Ed è bellissimo sapere che tutto questo avviene in sincronia con il tuo pubblico che in quel momento produce esattamente, se potessero fare l'elettroencefalogramma del tuo pubblico, probabilmente in quel momento lì starebbero tutti con la stessa lunghezza d'onda. E questa è la cosa più affascinante del mio lavoro, sapere che tutto questo viene prodotto da parole che vengono scelte piuttosto che altre. Quindi nel mio lavoro c'è una responsabilità assoluta della parola che deve surrogare a quello che nella carta stampata è l'ausilio della fotografia e a quello che ovviamente nella televisione è l'ausilio delle immagini e che quindi deve essere molto ben pensata. Quanto è importante oggi la voce, anche per le creazioni di business, per banalmente fare un pitch di fronte anche a un potenziale partner, investitore o cliente? Io credo che sia una delle cose più sottovalutate da chi lavora oggi nel mondo digitale, nel mondo imprenditoriale in generale, l'importanza di chiarire anzitutto dentro se stessi qual è il cuore del messaggio che tu, la tua azienda, la tua idea, il tuo progetto hanno. E quindi, una volta chiarito, saperlo semplificare e trasformare in un messaggio semplice, di facile comprensione, possibilmente, visto che siamo in radio, che non rimanga astratto, ma che riesca attraverso parole che descrivano concretamente qualcosa a produrre immagini nella mente della persona. Quindi ritengo che purtroppo sono pochi quelli che, tu sei uno di questi che, pochi, che sanno produrre immagini nelle loro parole comprensibili. Perché spesso ci si perde in idee astratte, premesse, linguaggi tecnici, inglesismi, tecnicismi, sigle, e sono tutto ciò che poi allontana il pubblico dal messaggio che tu vorresti comunicare. Tu com'è che hai scelto di occuparti da giornalista, quindi da persona cosiddetta addetta ai lavori, ma che guarda lateralmente al fenomeno, non ci sta dentro perché non fa l'imprenditore? Come hai scelto proprio questo settore piuttosto che altri? Penso ad esempio alla cronaca che probabilmente hai già fatto, o la politica, che è un modo anche per un giornalista di farsi notare soprattutto dai potenti. Beh, non mi ricordo esattamente qual è stata la prima cosa, ma c'è proprio un'attrazione così empatica. Mi sono trovato a parlare di questi giovani start-upper
E ho chiesto al direttore di fare una rubrica quotidiana all'interno di un programma del mattino in cui ogni giorno presentavo un innovatore, tra cui Davide Dattoli, che so che è uno dei... Sì, condivide con te quella postazione, questo giro di questo ciclo, allora assolutamente sconosciuto, che però mi davano questo entusiasmo che staccava dal racconto, spesso cupo, deprimente, sempre con parole di conflitto, durezza, che c'era invece nell'informazione quella, diciamo, di primo livello. No? Mainstream. A mainstream. E niente, quindi da questa curiosità... So che a te non piace l'inglese. Sì, infatti stavo cercando, mi veniva mainstream, però diverso. Mi bacchetti sempre, dice. Non dire le parole inglesi in onda, in diretta si dicono le parole in italiano. Sì, diciamo, di quella di grande quella diffusione, principale. La generalista. Sì, sì, abbiamo pure noi le parole, ecco, cerchiamo di evitarle possibilmente. Sì, e diciamo che da lì è un po' nato questo interesse, che poi piano piano si è approfondito, però appunto, ecco, come dicevi all'inizio, io non ho una formazione tecnologica, non sono neanche un esperto di economia, per cui mi sono innamorato di questo mondo soltanto a partire dalle storie. E tuttora la cosa che più mi attrae, prima che i prodotti, prima che le innovazioni tecnologiche, sono le persone che con gli sforzi tipici di questo paese, che certo non guarda con simpatia al nuovo, fanno per raccontare, no, il loro bisogno di cambiare le cose. È questo che mi affascina ancora oggi. Lo slogan, il payoff, è un'altra parola inglese, lo so, mi odierai per questo, di età beta del tuo programma che conduci su Rai Radio 1, è nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Sta cambiando anche un po' il mondo del lavoro e ci sono le nuove piattaforme che stanno un po' stravolgendo anche il mio e il tuo di lavoro, nel senso che Facebook, Netflix, Google stanno entrando ormai radicalmente in maniera preponderante nel mondo soprattutto dell'editoria. Ecco, uccideranno la carta stampata, uccideranno la radio, uccideranno la televisione queste nuove piattaforme e soprattutto l'altra faccia è la medaglia. Chi perirà? Perirà perché non riesce più a stare sul mercato, perché la pubblicità in questo momento è in crisi, c'è bisogno di nuovi modelli di business. Cos'è che pensi al riguardo? Ma questa domanda veramente non credo che ci sia nessuno che abbia una risposta oggi, perché come vediamo sono tutte piattaforme che nascono dall'oggi al domani o all'interno delle piattaforme sono soluzioni che arrivano spesso anche guidate da questa nuova forma di programmazione legata alle intelligenze artificiali che non si sa quanto potranno sostituire o creare comunque modelli organizzativi dell'informazione che oggi neanche riusciamo a immaginare. Credo che qualcosa, da una parte, cioè, aumenterà la nostra responsabilità di trovare comunque un punto di vista che sia umano e che quindi ti caratterizzi come qualcosa che vale la pena anche magari pagare. Pensiamo un po' al sistema paese, così come lo chiamano, e all'ecosistema nello specifico dell'innovazione in Italia. È chiaro che lo hai osservato e lo continui a osservare ogni giorno e quindi sei un osservatore privilegiato. Mi permetterei di chiederti anche dei numeri da questo punto di vista, come si è evoluto, siamo cresciuti, stiamo crescendo anche se forse i numeri vengono più contenuti e effettivamente quali sono questi numeri e qual è forse il modo di intervenire per migliorare? Ma di numeri ce ne sono tanti, di 1 miliardo spendono i francesi per le start-up e noi siamo passati da 100 milioni di 2 anni fa a 80 milioni, quindi già ultimi in Europa siamo riusciti nella difficile impresa di andare ancora più indietro. Ecco, questo dato secondo me è un po' simbolico anche di una difficoltà di noi che lavoriamo nel mondo della comunicazione, dell'innovazione, della fatica che facciamo a far capire quanto è strategico questo aspetto dell'economia. Però non so perché, io non ho una risposta facile di capire se non quelle scontate. Cioè, è una bolla l'innovazione in Italia? No, non è una bolla, sembra una bollicina, sarebbe nel caso. Ma c'è una parte di vero, però mi dispiace che questa parte di vero venga poi tradotta come conseguenza nel non parliamo più delle start-up. Ti chiedo però un parere sul talento. È chiaro che ne incontri tantissimi e ne racconti ogni giorno, spesso però capita che ci sia, ecco, chiamiamola fuffa. Ecco. Qualche scivolone l'ho preso anch'io, però poi capita, non è che ti frega due volte la persona che ha saputo venderti fumo. Viceversa mi dispiace il contrario, cioè mi dispiace di vedere persone di talento che però hanno difficoltà, un po' perché l'hanno sottovalutato l'aspetto della comunicazione, un po' perché
non hanno quel talento lì, non riescono a comunicarla e quindi si perdono nella descrizione di dettagli superflui e non vanno a cogliere che dietro quella loro proposta c'è un cuore, c'è un elemento caldo che è poi quello che la gente non vede l'ora di conoscere. E tu dai dei consigli anche di solito a queste persone che magari non riescono a comunicarsi? Sì, io e anche Laura Nerozzi che collabora con Eta Beta, che spesso ha la prima interfaccia di Eta Beta con il pubblico, diciamo. Lei spesso li prepara, gli dice quelle che sono un po' le strategie. C'è chi non ha nessun talento per raccontare la sua idea e lì è un problema. Forse questo significa che nelle squadre delle startup, ecco, questa la figura del comunicatore, no? Se non c'è, la devi assumere, la devi ingaggiare, non puoi comunque ignorare questo. Non basta il business, non basta il fatturato, bisogna anche sapersi raccontare. Massimo, tu oggi fai il lavoro che avresti voluto fare da bambino, quello di scrivere, di raccontare, cioè, oppure sognavi di fare qualcos'altro da grande? No, diciamo che scrivere è sempre stato l'unico mestiere a cui ho pensato. Era già il tuo sogno da bambino? Non avevo chiaro come, cioè scrivo le poesie, però comunque la scrittura è ciò che mi ha sempre... Avevi pensato Sliding Doors invece, se avessi cambiato tipo... Sì, che diciamo, tipo di lavoro avresti potuto fare? Ho rischiato perché essendomi laureato in legge, per un momento ho pensato di... Ah, sei in legge? Sì. Non lo sapevo, sì. Non ci avrei scommesso. Pure con lode, avevo pensato di fare il magistrato, poi per fortuna ho cambiato strada. Non sarei stato un buon magistrato. Ma chi lo sa? No, comunque, non era in quel momento lì una prospettiva mi sembrava possibile, però poi per fortuna la scrittura, per una serie di circostanze fortuite, è ritornata a impadronirsi di me. Massimo, ci sono dei momenti di down nella carriera di ognuno di noi, insomma. Nei momenti in cui le cose vanno bene è chiaro che tutti siamo contenti. A un certo punto magari capita un passo falso, ecco. Da questo punto di vista, come lo affronti? Diciamo che ce ne ho avuti tanti di momenti difficili. Uno l'ho accennato, il fatto quando dopo aver investito tantissimi anni di studi, di ricerca, anche andando a fare corsi a New York per diventare sceneggiatore e dopo aver comunque per una decina d'anni fatto cose importanti per la televisione, vedere questo filone che si spegne per quel momento lì per una riduzione di investimenti sulla fiction italiana è stato un momento difficile in cui, che peraltro ha coinciso con un momento difficile nella mia vita, di una separazione, di un divorzio, è stato un momento molto difficile e in quei momenti lì sono poi a posteriori dei momenti in cui ti accorgi che esce fuori veramente quello che sei, cioè le risorse che tu hai quando tutto intorno a te ti sembra andare nel verso sbagliato, sono quelle che meglio ti definiscono. La resilienza, sì, la capacità di rinascere. La parola resilienza proprio perché non solo ti consente di resistere alla tempesta, ma ti consente di trovare dentro la tempesta quegli elementi che senza la tempesta non avresti conosciuto di te stesso e non ti avrebbero dato poi accesso a quella che è la tua nuova vera identità. Quando non lavori, cos'è che ti piace fare? Beh, innanzitutto stare con mia moglie, con i miei figli. Che sei un papà ovviamente, quindi quello è un bel lavoro anche. Che lì, purtroppo non ci sto quanto meriterebbero, quanto vorrebbero e sono loro sì una fonte infinita di energia, di entusiasmo, soprattutto di sguardo innovativo verso la vita. Cioè un bambino ti costringe a vedere cose che per te sono scontate con occhi ogni giorno diversi. E soprattutto mi piace vedere la crescita, il passaggio, l'apprendimento, visto che adesso ci stiamo tanto interessando di intelligenze artificiali e tutti dicono, no, operano come i bambini, quindi apprendono dal contesto e vanno avanti per errori e prove. Ecco, vederlo poi, questo tradotto nella vita quotidiana, un bambino che prova a costruire il castello di Lego, non ci riesce, cambia strategia, mi affascina molto. Ti senti di dare 3 consigli a un giovane che oggi magari vuole diventare un giovane professionista o perché no un giovane imprenditore? Quali sono i pericoli dai quali guardarsi, quindi anche non solo le difficoltà, la burocrazia eccetera, e su cosa puntare da subito, soprattutto se le risorse sono pochissime? Ma io vi farei come prima domanda cosa servirà al mondo tra 5 anni, cioè cosa sarò io e cosa sarà il mondo tra 5 anni. Io partirei da quello, quindi una prospettiva futura.
Partirei dal fatto di trovare subito dei collaboratori con cui ti trovi in sintonia. Spesso si sottovaluta l'importanza dell'empatia nei gruppi che vanno a creare nuove aziende. E questo però non so quanto è compatibile con il modello economico che si affermerà in futuro, però per me è l'unica strada che ha un senso. Cercherei nel mio prodotto qualcosa che contribuisca anche poco, ma a una crescita della consapevolezza degli esseri umani. La partita che ci giochiamo veramente, che distinguerà se la nostra vita è stata soddisfacente o meno, è quanto amore, quanta relazione positiva e significativa abbiamo prodotto in quello che abbiamo fatto durante la nostra vita. Ecco, questo, siccome il lavoro è la parte predominante della nostra giornata, non dimentichiamocelo.